Scoprire più da vicino le saline di Margherita di Savoia oggi è possibile grazie anche al centro visite laboratori didattici che accoglie ed ospita numerosi curiosi e turisti affascinati dal mondo del sale. Nel nostro laboratorio la visita continua, la conoscenza del sale continua e tutti si perdono e continuano ancora ad emozionarsi, grandi e piccoli. È qui che si scoprono cose inattese. Ad esempio, scoprire come il terreno della salina, il fango che abbiamo definito impermeabile, quanto è diverso invece da un qualsiasi altro terreno e quanto effettivamente consente all'acqua di essere trattenuta. E poi si parla di Archimede, della densità dei liquidi, di quest'acqua madre così satura, capace di sollevare in maniera molto più determinata un corpo immerso in esso. E poi ancora di artefici del colore dei fenicotteri, l'artemia, un crostaceo piccolissimo, non più di 2 centimetri, ma infaticabile. Tutte le sue funzioni vitali si esplicano grazie al movimento delle sue infinite ciglia. Arancione, perché si nutre di quell'alga piccolissima, chiamata dunaliella, alofila chiaramente, che contiene beta-carotene. Tutto questo altro non è che la famosa catena alimentare. E poi ancora strutture, sculture meglio chiamate, quelle che fanno i nostri salinieri, con un'anima di legno per esprimere arte anche con il sale. E poi setacci per poter spiegare anche ai più piccoli come questo sale viene separato in fabbrica, perché poi nasce naturalmente in tutte le dimensioni, a seconda degli argini, a seconda della profondità. E poi ancora espressioni di carotaggio, di un bacino salante e quindi di una raccolta pluriennale. È così che si raccoglie il sale dal 1980 in maniera pluriennale a rotazione, come nei campi esattamente, da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni. E poi i microscopi che rendono davvero l'idea di questo minuto cristallo di sale, cristallo di vita, perfetto sin dai primi approcci, dalla primissima formazione. Un cristallo cubico, proprio come quando è già formato, come quando diremmo è già nato.